Altra trasferta in terra umbra per le ragazze del Green Look alle Mura Spring, che cercano la quinta vittoria consecutiva contro la Pink Basket Terni in una sfida del tutto inedita. Seppur a punteggio pieno, la squadra di coach Ferretti ha due partite in meno rispetto alle prime della classe, già osservato il turno di riposo, e deve recuperare la gara casalinga contro Valdarno martedì prossimo 12 novembre. Le avversarie stazionano a metà classifica con 4 punti e provengono dalla sconfitta contro la PL Livorno, ma anche da una vittoria nel derby contro Umbertide. Tra le ternane, squadra giovane che gioca su ritmi molto alti, ci saranno da attenzionare Maria Teresa Paluello in cabina di regia e sotto canestro la lunga nigeriana Sofia Ujagbe. Il pallone a spicchi suggerisce che le Mura Spring dovrebbe scendere in campo con Michelotti a portar palla, Tessaro guardia a dare ritmi di gara, Maffè alla piccola nel pitturato Capodaglia e Cercasca. Il quintetto che ha fatto finora il maggior numero di punti, statistiche, FIP alla mano. Lucca parte col favore del pronostico, ma si sa, avversarie trasferte mai affrontate prima possono sempre nascondere delle insidie, come ha evidenziato alla vigilia il bravo coach lucchese Emiliano Ferretti. Palla 2 a Terni, sabato alle ore 18.